tutto pronto per il match di Elite Enigma Red Bull Bragantino, penultimo match di giornata, l'ultimo come sempre a chiudere la giornata, la settimana di Bordone League, sarà il match del Wimbledon che questa sera si deve vedere con l'equipe di Bari, Red Bull e Enigma, con l'Enigma a 9 punti in 4 partite, insegue il Napoli primo a 12, che non ha giocato, quindi potrebbe addirittura agganciarlo. Già vinto l'Italia invece nel corso della giornata, mentre il Red Bull deve dare una scossa alla propria stagione, solo 3 punti finora per la squadra campione in carica del nostro torneo, che però sta vivendo una stagione più fatta che facile. Andrea Simmenzo, palla Diego, si gira bene, poi Pugioni recupera, occhio al pallone dentro, è il miracolo di Padu. Andreassi di prima, gran palla per Bevilacqua che non controlla subito, poi ritorna sul pallone, palleggio, poi riesce a passare anche con un po' di fortuna, cross in mezzo, Gatto, ottimo, allarga Andreassi, occhio che può caricare il destro, ci prova Gatto, dice di no, Aioli allontana, dall'altra parte la palla è buona per il sinistro di Nevano, va col destro, basso, salvataggio sulla linea con il sinistro, calcia alto. Arriva il tocco, calcia Maione, basso, doppia deviazione e poi rete di Pagano, 1-0 per l'Enigma, si sblocca il match, gol un po' confusionario ma poi Pagano sotto porta si fa trovare pronto. Andreassi, ancora un salvataggio sulla linea, lo punta, poi palla dentro per Greco, inserito bene. Poi finta, va sul sinistro, calcia, palla fuori. Andreassi, controlla, si accentra, calcia, altro piede ancora, mette le palle in pallone. Porta palla, calcia col sinistro e la palla si infila in porta. 1-1, pareggia il Red Bull con Pellone. Con il tiro di sinistro adesso di Nevano, palla fuori. Nevano, prova a lanciare, Pagano, tutto solo contro Padu, palla fuori. Palla questa volta, spo per Greco, in avanti, Maione, Spena, calcia col sinistro, cioè recupera palla, poi se ne va molto bene, palla dentro per Pagano che la gira, che lui prova ad aprire da quest'altra parte, Esposito arriva ancora sul pallone, Pugioni chiuso, anzi no, Esposito resiste, Esposito col destro, palla fuori, questa palla si allunga un po', troppo ma resiste, Barca col sinistro, apre, Andreassi e Bevilacqua su questa fascia, Andreassi calcia, palla fuori, Spena, dribbling, poi destro, palla fuori, c'è il primo tempo tra Red Bull ed Enigma, risultato di 1-1, il gol di Pagano e di Pellone, fischia l'arbitro, parte Andreassi col destro, Gatto ci mette la mano, cross secondo palo, Andreassi con la testa e poi Maione, palla che resta lì, altro salvataggio di Morra, Esposito inciampa sul pallone, Pugioni apre il sinistro di Nevano, Esposito, Andreassi apre per Pellone, ancora Andreassi sul fondo, finta, rientra, palla dentro, Gatto con una mano, Andreassi al volo, Esposito anticipato da Pugioni, Esposito però resiste, Esposito calcia sul palo di Gatto, 2-1 con Nevano che calcia, Padu, palla che passa, Barca prova, Esposito, Andreassi si gira, prova, palla fuori, deviazione, la palla entra, palo gol, Spena pareggia di nuovo l'Enigma, torna in parità 2-2. Andreassi col destro, Maione apre per Nevano che va sul sinistro, Padu in angolo, angolo, cross in mezzo, Padu, miracolo, poi Barca, non è finita, basso con Pagano che prova la deviazione sotto porta senza riuscirci, Greco in avanti, Andreassi, occhio, Andreassi apre, bevi l'acqua, tutto solo, alto, Pagano si alza il pallone, Esposito in profondità, Andreassi, Andreassi, rete, vantaggio Red Bull 3-2 con il gol di Andreassi,
Maione in avanti, Padu, c'è fallo forse sull'arbitro, si continua a giocare, Fuggio sul portiere ovviamente, si continua a giocare, palla dentro, Pagano anticipato, Spena, esce Padu, e Angola, il fischio finale, vincono i Red Bull, risultato di 3-2 contro l'Enigma. Allora finisce così la vittoria del Red Bull sull'Enigma 3-2, siamo con Andreassi, autore del gol vittoria, ci ha provato tante volte nel primo tempo con salvataggi sulla linea, alla fine il gol è arrivato, vittoria che vi lancia dopo un inizio difficile di questa edizione da campione in carica. Sì, abbiamo fatto secondo me una brutta partita, non abbiamo giocato come giochiamo sempre, però poi alla fine ce l'abbiamo fatta perché secondo me siamo la squadra più forte del torneo. Quindi non ho nient'altro da aggiungere, siamo quindi più forti. Diciamo vi ha penalizzato molto l'inizio un po' difficile, forse dopo la vittoria della scorsa edizione, un po' presa sotto gamba le prime partite, no? No, sì, all'inizio siamo partiti male, però poi da quando mi hanno preso diciamo che stiamo salendo, faccio la differenza. Allora, grazie Andreassi, in bocca al lupo, complimenti. Parliamo invece con Pagano. Voi un grande inizio di girone, 9 punti, eravate a meno 2 dal Napoli che oggi non aveva giocato, quindi avevate l'occasione di agganciare, l'Italia aveva già vinto, c'è un po' di amaro in bocca, no, dopo questa partita. Sicuramente abbiamo sbagliato tanto, penso nell'impostazione, non era una partita che andava persa sicuramente e dobbiamo sicuramente migliorare, fino adesso non va buttato quello che abbiamo fatto sicuramente. Assolutamente. Però queste partite vanno vinte. Anche un grande Padu, portiere avversario, nel momento migliore vostro, dove dopo il pareggio aveva fatto 2-3 parate importanti. Bene. E vabbè, sconfitta che però non ridimensiona comunque gli obiettivi. Assolutamente. Noi puntiamo a vincere e andare avanti fino alla fine in questo torneo, perché noi non siamo inferiori a nessuno, assolutamente. Allora, grazie anche a Pagano, in bocca al lupo e complimenti. Crepi. Abbiamo finito qui, di là si sta giocando col Wimbledon. Ultimo match e poi tutti a casa.